Carlo, che tristezza! Dai. Su, non fare così. Mamma, dai. Senta, commendatore, io... Non chiamarmi commendatore! Sono un barbone da oggi, va bene? E che Santa Margherita Ligure ci protegga. Vieni avanti, mangia pane a tradimento. Dentro, dentro, tutti dentro. Se vengono i rapitori, digli che siamo immigrati. Sì, certo. Dentro, chiudi la porta. Addio alla gamba! Chiudi, bestia. Ciao, cari. Arrivederci, muoiono. Silenzio. È proprio vero. Tutti gli addii sono strazianti. Sì, sì, c'hai ragione. È sempre uno strazio. Uno strazio, yes. Questo mangia pane e salame a tradimento qua. Sempre uno strazio, non so come faccia a tenerti come segretario. Soprattutto non so come faccia a dare ascolto ai tuoi consigli. Guarda qua come sono conciato. Perché siete un uomo intelligente e siete un uomo fetente. Chi va mai a immaginare che un fetendone come voi, a bordo di una macchina fetendone come questa, sia niente meno che il commendatore Riccardo Bolzoni, miliardario a palete? Uè Peppino, per piacere, non ci allarghiamo, non esageriamo, eh? No, no, diciamole le cose, va bene, come stanno? Siamo miliardari. Peppino? Sono miliardario. Siete. Per questo io devo evitare che vi sequestrino, a tutti i costi. Ecco perché ho avuto l'idea formidabile, commendatore. Qua dentro c'è il cervello. Sì. Io insomma devo fare in modo che la gente vi deve dire: che schifo, che fetecchiola. Raggiungeremo il nostro scopo quando tutto il paese vi guarderà e vi prenderà per pernacchie. Ah, che bella soddisfazione. Ma perché io devo sopportare uno che mi passeggia sui testicoli dalla mattina alla sera? Io lo dico alla cugina americana, Tu fai scarioca. Di campi e non si chiude il finestrino, va a cagare, è l'irrorazione dei campi. A te, a testa, oddio, ai, ai, ai. Oh, la molla, la molla. Questa è la cattedrale di Martina Franca? No, di Addis Abeba. Guarda dove ci ha portati questo. In Africa. Col biglietto del tram andiamo a Tunisi. Apriamo la finestra e vediamo i cammelli. E per forza lo zoo safari. Qua siete tutti liberi gli animali. Siamo arrivati alla casa. Arrivare alla casa, arrivare, scendere, scendere. Guarda qualche roba. Fuori, cosa c'è da guardare? No. Ragazzi, giocate con le vostre palle. Sei un genio, Si vesta così, che non la nota nessuno. Prendiamo una macchina targata Cartagine che non ci nota nessuno. Ma che roba, tutti gli occhi addosso, tutti alla finestra. Ma che roba, guarda questo. Ma cosa c'è da guardare? Non è l'ultimo modello di dinosauro. Ma perché la bocca, se che fai? Vada. È meglio, è inutile che si arrabbi, commendatore. Devono guardare tutti, deve essere una schifezza. Si deve spargere la voce che qua ci abita una famiglia di merdola. Capeggiata da uno stronzo. Appunto. Dio mio, Carlo, fai presto, vieni. Andiamo a vedere questa nuova dimora. Oddio, quante scale, neanche l'ascensore. Ma che fai? Dai. Però se non altro sarà caratteristica, rustica, vero Peppino? Parliamoci chiaro. Se
Se vi siete messi in testa che questa casa la pulisca io, ci vogliono due cose. Una settimana di tempo e un'altra che la pulisca al posto mio. Hai sentito, Riccardo? Io lo so di chi è la colpa. È di questo imbecille. Potevi chiamare una ditta specializzata per pulizie. È breve, così tutti quanti se ne accorgono che siamo ricchi. Che siete ricco. Anzi, questa è molto pulita questa casa, l'avrei sporcata ancora di più. Posso. Questa è una cosa che non deve sapere nessuno. Il massimo segreto. Cosa c'è? Buongiorno, commendator Bozzoni. Telegramma per lei. Massimo segreto. Sono costernato. No, sei rincoglionato. Perché questo è un collegio moderno, ovvero aperto al dialogo, aggiornato. Però è una scuola seria, seria e parificata. Qui, come molti di voi già sanno, ovvero il ragazzo volenteroso ci si trova bene, può studiare sempre, vero? Non ci sono scioperi, occupazioni, qui si studia e basta. Prego, accomodatevi. Grazie, signor preside, preferisco stare in piedi. Comunque, ragazzi, il corpo insegnante, vero, è pronto a collaborare a risolvere i vostri problemi. Siate gentili con loro, saranno sempre i primi ad aiutarvi nella scuola e nella vita. Bravo. Si accomodi, professore, tanto io sto in piedi. Chi sei? Nuovo sei? No, so Fusecchia. L'alunno Fusecchia, stiamo invecchiando insieme noi due, vai, grazie. Vado, grazie. E quindi il nostro collegio... Professor Morlupole, è caduto qualcosa? No, sì, non riesco a trovare il temperamentite. Mi scusi, il latte che mi aveva chiesto il professor Strumolo. Grazie, molto gentile. Menzana in corpore sano, signor preside. Il professor Strumolo è un vero igienista, vero? Vi invito a prendere esempio da lui. Niente fumo, niente alcol, niente... Insomma, bisogna ogni tanto disintossicare il nostro fisico. Il professor Strumolo, vero? Oltre ad essere il vostro insegnante di ginnastica, si occuperà anche quest'anno della recita scolastica. Che va via, professore? No, rimango. No, vero! Allora non ci siamo capiti! Professore, forse sarà meglio chiudere la finestra, che mi è arrivata qualche goccia in faccia. Un'altra volta si porti l'ombrello, professor Morlupo. Se avete intenzione di continuare sulla scia degli altri anni, vi sbagliate. Vi faccio passare io la voglia di fare gli scherzi. Adesso verrà il segretario e vi darà il programma. Ci vediamo lunedì. Professori, andiamo. Venga, professore, la guido io. Metta a folle, su. Ah, le scarpe. Madonnina mia, aiutami! Vedrai che qui a Martina Franca starai bene. E poi stai vicino al mio albergo. L'albergo di tuo padre? Mio padre, poverino, ormai è volato lassù. Perché? È morto? Ma chi è morto? Ha conosciuto una svedese. Sai come vanno certe cose? Ha preso l'aereo e non si è più visto. E tua madre? E mamma non se ne è accorta, sta sempre in cucina. Adesso c'è un impiegato. A proposito, mi tocca dargli il cambio, sennò quello vuole lo straordinario. Carlo, andiamo, ti faccio vedere la cattedrale. D'accordo, allora ci salutiamo. Ma no, state qui a farmi compagnia, dai. E restiamo. D'accordo. Però ci offri un grodino, Ecco, sì, bravo. Oh, ma che se andavate in cattedrale vi offrivano una candela? Finalmente. 5 minuti di ritardo. E me che pretendi che ti pago un'ora di straordinario? Comunque mi spetterebbe il 12°. Sì, il portiere di riserva. Ci vediamo. Se vedemo. Borbotta, Borbotta, mi è sempre un amico. Inventa un sacco di scherzi. Vuoi raccontare mai lo scherzo della doccia? No, com'è? Ammazza che forza, però bisogna essere in due per farlo. Quando arriva una cliente buona, no? Giustamente questa che fa? Chiede una stanza con doccia. Uno dei due va su ai cassoni dell'acqua a vedere il contatore. Così, quando quella apre la doccia, lui se ne accorge subito, no? Lo lascia ben bene in sciabonare e poi all'improvviso, tacchete, gli chiude l'acqua. Quella tutta insaponata che fa? Che fa? Che fa? Ma che te frega a te? Grazie. Buongiorno. 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 Buongiorno, signorina. Benvenuta nel nostro albergo. Grazie. Vorrei una camera. C'è solo un doccia, Perfetto.
Celestino? Venga, venga, ma che fai strillando? Accompagna la signorina al 27, le va bene il terzo piano? Sì, grazie. Oh, ma la valigia la prendi? La devo prendere io. Beh, lasci stare, la prendo io. Oh, che dici? Sì, sì, lo facciamo, dai, ti prego. Ma lo faccio io l'idraulico, dispero lo fai tu. Sì, io che faccio? Oh, ma che vuole, c'è il banco da solo? Appunto, dai. Dispari! Lo fai tu, mannaggia. Armandino, scusa, però mi devi spiegare una cosa. Quando arrivo su, che faccio? Niente, quando arrivi su, con la chiave inglese dai una botta al tubo dell'acqua. Io capisco che è il nostro segnale. Apro l'acqua, lei entra nella doccia e tu... Ho capito, ma... Però che culo. Perché, scusa, per una volta che ho avuto fortuna... No, no, io dicevo per suo. Guardi che si è rotta la doccia, non scende più acqua, non funziona più. Signorina, non si preoccupi, le mando subito l'idraulico. Certo, arrivederla. È fatto! È fatto! Chi è? L'idraulico! Avanti, la porta è aperta. Senta, può dare una guardatina alla doccia? Non funziona. Subito, signorina. Grazie. Posto, signorina, vada pure, deve essere insopportabile il sapone, eh? Ma quale sapone? È quello che ha addosso. Ma è impazzito! Le confesso di sì, dal primo momento che... Ma lei non doveva essere nuda e insaponata. Ah, ecco perché la doccia non funzionava. Ma con chi crede di avere a che fare? Fuori di qui! Ma sono tutto bagnato! Chiamo la polizia! Fuori di qui! Sono cagionevole, mi raffreddo! Guarda te! Ma la sveltezza, non te sei manco spogliato? Ti sta aspettando. A me? La borsa di... Dai, non fare il muso. Te l'ho detto che per uscire ho dovuto raccontare a mia moglie che andavo a prendere un tedesco all'aeroporto. Shh, lo so, me l'ha detto Peppino. Dimenticavo il tuo cuginetto, c'ho i servizi segreti in casa io. Uffa. Sei un ingrato. Dopo tutto quello che stai facendo per te. Amore, abbiamo così poco tempo, lo spendiamo tutto qui al cinema. Ah, andiamo a casa. No, andremo a casa mia quando tu sarai deciso a divorziare. C'hai una bella testa dura però. Come te lo devo dire? Che se divorzio quella leva i capitali dall'azienda e mi sbatte sul lastrico. Sono stufa di stare nascosta. Voglio uscire con te alla luce del sole. Ecco, allora sbrighiamoci, se no diventa buio. Oh signore, ma questo qui dice di star zitti solo quando parlo io. Ehi, dorme caduto. Scusi? Dici a me? Sì. Oh signor. Mi scusi, per caso lei non sa dove sta la chiesa di San Michele? No. Cioè, sì che lo so. Prima non lo sapevo, adesso lo so. Anzi, se vuole non c'ho niente da fare. C'ho la vettura, ce l'accompagno. Grazie, ma non vorrei disturbarla. Disturbare lei? Ma lei non disturba niente. Venga, prego. Ti accomodi. Attenti, prego. Prego. Ecco. Oi. Eccomi, sono qua. Eccola, Ale. Chiusura automatica. Scusi ancora. Ma scusi lei per questa vecchia caretta. Che non ho altre teta. Ma cosa vuole? Ormai a questa mi ci sono affezionato e allora... Anzi, mi piace moltissimo. Quando avevo 2 anni, mio nonno ne aveva una identica a questa e mi ci portava a spiegare. Ah, sì. Magari è la testa.
Senta, signorina, glielo posso fare un complimento? Sì, certo. Ma scusi, la sua voce? Eh? Ah sì, già, ho le adenoidi a mezzo servizio, vanno e vengono, senta. Lo sa che lei è una donna straordinaria? C'ha un paio d'occhi che... E poi è simpatica, spiritosa. Ma cosa fa? L'attrice, la soubrette, eh? No, faccio l'insegnante. Sono venuta a insegnare qui. Ah, la professoressa! Mi era venuto in mente, volevo dirlo. Ma poi ho pensato, con quegli occhi lì, con quei capelli... Stavolta speriamo di aver fatto centro. Ecco, questo sì che è San Michele. Bene, la ringrazio molto, è stato tanto gentile. Per carità, nessun disturbo, permette, Marconcini. Monica Sebastiani. Monica! Sì, vengo! Sempre si è lodato! Arrivederci. Viva San Michele! Ti seguirò in capo al mondo. Ciao, zietto! Ciao, cara. Mamma, come sta? Bene, bene, ti saluta tanto. Ma quel tizio lì, chi era? Oh, è uno che mi ha dato un passaggio. Stai attenta, figliola, il mondo è pieno di insidie. Tu non lo capisci ancora perché sei pura. Omnia munda mundis, a quelli puliti tutto sembra pulito. Sant'Agostino, vero, diceva? Senti, io non sono venuta qui per sentire le tue prediche, ma per insegnare, va bene? Se è per questo, nessun problema. Si comincia domattina. Silenzio, tutti a posto! Avanti, avanti. Seduti! Quest'anno l'insegnante d'inglese sarà la qui presente professoressa Monica Sebastiani. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. D'accordo, buongiorno. Però vi voglio ricordare il detto latino. Intelligenti pauca, per chi capisce poche parole. Ordine, serietà, disciplina. Chi rompe... E tra voi ce ne stanno tanti che rompono. Quest'anno chi rompe paga. Buon lavoro, caro. Poco fa ho fatto uno sbaglio, perché vi ho detto buongiorno. Avrei dovuto dirvi good morning, perché se si vogliono imparare le lingue dobbiamo parlarle continuamente. What is your name? My name is Lucio Petruzzelli. How are you? Rather well, thank you. Very well. Your name, please. Carlo Bolzoni. What are you, your profession? Student. What a funny idea. I thought you were a short-sighted plumber. Scusi, ma non capisco. Ah no? Vuoi spiegarglielo, Petruzzelli? La signorina diceva che ha avuto un'idea bislacca. Pensava che tu fossi un idraulico mio, per chissà perché. Silenzio, avanti. Disturbo? Sì! Excuse me, rubo solamente un attimo. I am arrivato tardi in sala, professori. Allora non ho avuto il piacere di salutare e di conoscere lei. Così mi sono permesso. Ma lei è inglese? No, I am Italian. E allora perché non parla italiano? Ah, ma perché? Lei capisce l'italiano? Certo. Professor Ilario Strumolo, insegnante di ginnastica e cultore di yoga. Anzi, se quando vuole viene in palestra, le posso far vedere qualche posizione. Sa, lo yoga è una cosa importante per il fisico. Certamente, mi ha sempre affascinato lo yoga. So che fa bene al fisico e alla psiche. Vedo che lei è bravissimo. Ma quanto tempo resiste così? Quanto tempo? Anche 3 ore. Ma adesso fretta, oggi c'ho il motocross! My tailor is very rich. Rich. E tu? I have some flower in the garden. No, non ci siamo. La cosa più importante è la pronuncia. Adesso vi dirò qualche vocabolo e voi tutti insieme dovrete ripeterli correttamente. D'accordo? Smile. Smile. Jacket. Jacket. Bad.
Bona. Blaus. Blaus. Garter. Garter. Brassier. Brassier. And goodness. Goodness. Bolzoni? Bolzoni? Sì? Vuoi ripetere anche tu? Goodness. Cosa vuol dire? Reggiseno. Ah, vuol dire bontà. E io che ho detto? Ragazzo, buono, un momentino, vado al bagno e torno subito. Va bene, professore. Ma è pazzesco. Se te ti piace il vino partera, vieni stasera, che te lo darò. Salve! Oh, signor! Sei nuovo di queste parti, non l'ho mai visto prima. Eh sì, sono arrivato da poco. Permetti? Michele Couture, mi fa tanto piacere! Riccardo Marconcini, piacere mio! Ci vediamo! Sì, ci vediamo! E se non ci vediamo, speriamo che dipenda da te! Grazie! Spazzino del popolo! Ma chi? Buongiorno, commendatore, tutto a posto? Ha dormito bene? Come va? No, ci ho avuto gli incubi, mi sono sognato di te! Tu non sei un amico, non sei un segretario, sei Iago, Iago in persona. Ma scusi, come hai detto, ho fatto qualcosa di male, mi dica. Me lo domandi anche, me lo domandi? Tu vai in giro col mio Ferrari, a me lo spazzino, mi ha scambiato per un barbone. Se avete conosciuto lo spazzino, siamo a cavallo, commendatore. Forza, Peppino! Su, andiamo! Perché io ti strangolo i testicoli, va bene? Guarda con le tue belle idee, guarda come sono ridotto. Non posso neanche dare un passaggio a una persona. Mi scusi, ma perché vuoi dare un passaggio a una persona? Allora c'è qualche drallezzo, c'è di mezzo una donna, eh? Cosa te ne frega te? No, niente, non vorrei che lo viene a sapere sua moglie, mia cugina l'americana, ci casi niente. Zitto, ti prendo le budelle, metto intorno al collo. Se, commendatore, non si ingrezzi, tanto è inutile. Lei le donne le deve lasciar perdere, amore. È meglio. Oui? Su, amore, dai, che è tardi. Amore? Sì, amore, ce l'ha con me. Da qualcosa a quel disgraziato. Disgraziato, ce l'ha con lei. Ma io gli faccio un... silenzio, commendatore. Oui, mon chéri, je regale l'argent la caton et viens preston. Dove ho messo i soldi? Ah, eccoli. Tenga, commendatore. Mi raccomando, per cortesia, faccia finta di niente, devo far bella figura. Su, andiamo! Sì, vengo! Arrivederci, commendatore, segui. Brutto disgraziato delinquente fariseo. 1000 lire a me. Ehi! Ancora qui stai? Ma non ci vado a lavorare! Sì, adesso non ci vado, ho un lavoro. Io invece ho già finito, ma non vado a casa. Beato te, ben ciao, Certo che ho un posto buono, ma non mi posso lamentare, ma tu che studi hai fatto? Tu hai studiato alla Fontana di Trevi, io vicino e mi trovo bene con te, ma perché vuoi sapere che studio ho fatto? No, perché al comune c'è un concorso delle turbine, 12 posti, se ti fa dare una spintarella. Ma la spintarella te la do io, ti fatto tu dalle scale, dai. Va via, io vai. Io scade il 5 prossimo, va bene? Va bene. Ci vediamo. Ci vediamo, ci vediamo. Vuol sempre vedermi a una pintazione. È quella lì, Ci vediamo! Va a cagare! Ma che roba! Uno spazzino con quella macchina lì, io guarda qui che catafalco che c'ho! Io quel pepino lì lo devo strangolare! Ah, buongiorno professore! Eccomi qua. Buongiorno signorina, la stavo aspettando. È tanto tempo che sta in questa posizione? 4 ore. Oh. Questa volta ho battuto tutti i record. I ragazzi mi hanno ingollato le scarpe al muro. Scherzano sempre questi diavoletti. Aspetti, l'aiuto io. Ecco. Oppla! Eccomi qua. Sto bene vestita così, professore? Benissimo, signorina, meglio di così è impossibile. Andiamo, adesso mi seguo che facciamo un po' di sciogli i muscoli, su. Tenga presente che io è molto che non faccio ginnastica. Un momentino, tanto per scaldarci.
Hop, 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 hop. Ma che è un cavalletto Fiat? Hop, hop, professore, hop. Ma non siamo abbastanza caldi. Ancora un momentino. Dai, batti. Invasione, invasione. Professore Strumolo, ma che gli è successo? Niente, niente. Meglio non uscire, fuori c'è una riaccia. Adesso facciamo qualche esercizio a corpo libero. Flessione del busto, gambe divaricate. Ecco, flessione del busto in avanti. Piano, piano. Adesso indietro, forza indietro, 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 bene così, indietro, indietro, indietro tutta. Professore, che è successo? Si è fatto male? Io? No, assolutamente. Anzi, questo è l'esercizio completo. Venga, venga, signorina. Ma io ho sempre pensato che lo yoga fosse una disciplina dello spirito e non del fisico. Anche il fisico ha la sua importanza, cazzarelletta. Dunque, adesso le faccio vedere questo ultimo esercizio che sviluppa moltissimo i pettorali. Attenzione! Ma lei non ha bisogno. A pettorali sta bene. Ecco, un po' di perna branca fa bene alla denoglie. Ma parliamo delle mie lezioni di latino. Caro Marconcini, sì. Il discorso è semplice. Tra chiesa, scuola, canonica, canonica, chiesa, scuola, scuola, chiesa, ho canonica. Ho capito, noi non mica chiamo, Solo che non volevo disturbare lei, un don, un prete, un sacerdote. E allora chi volevi disturbare? Ma nessuno, solo che ho saputo che sua nipote fa l'insegnante. E come l'hai saputo? Ma Cristo! Oh, signore. E me l'ha detto lei quando l'ho accompagnata qui in automobile. E bravo, bravo il furbacchione. Hai conosciuto la ragazza e ti è tornata la voglia di studiare. Wait, don, non ci permetto mica queste facili insinuazioni. Nessuna insinuazione, non ce n'è bisogno. Perché tanto vero, la fregatura te la becchi lo stesso. Di che fregatura sta parlando? Semplicissimo, perché tu vai cercando le lapidi latine e mia nipote insegna l'inglese. Ah sì? Sì. Ecco, perfetto. A me le lingue morte non mi interessano, a Cartagine ci vado di rado, don. Il 90% dei miei clienti sono inglesi, americani, copenaghesi e parlano l'inglese, Bravo, così tu vuoi imparare l'inglese per chiedere l'elemosina ai turisti. Straccione! Parliamoci chiaro, a chi vuoi prendere in giro? Mi sembri abbastanza cresciuto. Per favore, tenta, andiamo a confessarti di là che... Per favore, don Marcello, andiamo di là a confessarci subito. Ma non avevi gli adenoidi prima? Son guarito. Potenza della canonica, son guarito. La confessione è ancora segreta? Sì. Ecco, mi scappa di confessarmi, andiamo. Ma la confessione proprio adesso cosa c'entra? C'entra, c'entra, don, c'entra. Almeno speriamo. Padre, dimmi figliolo. Don, io non sono un barbone, no, sono industriale del nord. C'ho 4 fabbriche, 786 operai, 4216 bocche da sfamare per chi ha famiglia. E poi c'è anche... che per lei l'inglese è indispensabile. Ne parlerò con mia nipote. Però, senza offesa, dovrò svolgere un'indagine sulla sua moralità. Oh, padre, don Marcello, don... Ecco, questo è il mio indirizzo mi venga a trovare, tanto per vedere dov'è costretto a vivere un uomo della mia onorabilità per colpa di un figlio di... Oh! Viva San Michele... Dirò 3 Ave Maria in più per la sua anima. Oh. Ave Maria! Ciao Teresa. Goodbye. Arrivederci. Ma tu che fai? Non vieni? Ah, lasciami perdere, guarda, ho da fare. Io farei sempre inglese. Signorina, mi scusi, mi dispiace per quello che è successo. Chissà che cosa pensa di me. Perdona. No. Ma io voglio spiegarle, voglio dirle tutto. Vai a scriverlo alla lavagna, in inglese, per favore. Sì.
finito? Sì. Ora traduci. Mi riferisco al gioco dell'idraulico. Io ero uno sciocco perché non sapevo che lei fosse un insegnante. Però mi sono innamorato di lei. È questo che intendevi dire? Sì, certo. Ma lei perché non reagisce? Mi dica qualcosa, magari si arrabbi, porca miseria, ma mi dica qualcosa, la prego, mi risponda. Dunque, con refer ci vuole il tu. I refer to. Plum game è inesatto, in quel caso ci vuole gambling, perché il tuo gioco dell'idraulico è un gioco d'azzardo. I was a cheeky senza l'articolo, I don't knew è un vero disastro, e il resto... In queste quattro righe hai commesso tanti errori. Dovrei darti un 3. Ma lei è una cinica. No, sono soltanto la tua insegnante. E tu sei uno young scoundrel. Che cosa vuol dire? Un moccioso. Signore, lei è molto intelligente, ma delle volte fa delle illazioni che mi fanno venire i nervi. E perché? Ma mi deve credere, no? Se glielo dico io. Suo marito questa notte deve ricevere delle telefonate importantissime. Poco. Da Hong Kong, lì, da New York, lì. Di notte? Di notte. E lo sai come sono gli americani, no? Che fanno tutto di notte. Business, gli affari importanti di state, io ci sono state, lo so. Anche, per esempio, le trasmissioni sulla Luna. Alle 3 di notte, crediamoci, Chi sarà a quest'ora? No. Amelia? Amelia, vai ad aprire. Ma perché sei paralitico te? Chi è? Amelia! Scusi, abita qui Marconcini? Chi? Marconcini! I gioielli! Ah, sì! Buonasera, reverendo. Posso essere utile in qualche cosa? Prego. No, niente, passavo di qui e siccome siamo vecchi amici... Buonasera, reverendo! Buonasera, signora. Io sono la moglie di Marconcini. Ah, la moglie, vero? La prego! Grazie. Mio marito non c'è, è al lavoro. Alle 9 di sera. Sì, quello fa gli straordinari, fa. Quanti bocconi ameri per mandare a casa un pezzo di pane in più. Capisco. E lei non lavora, vero? Io? Ah, la mattina, sì, la mattina. Pensi che stanotte farà le 3, mio marito? Le 3? Poverino, quanti sacrifici. Lavorare tutta la notte e magari solo come un cane. Beh, solo no, è in buona compagnia. Come in buona compagnia? Ma volevo i colleghi, no? E anche le colleghe. Ma guarda dove dovevo venire per cascare in terra, con tutte le comodità che ci sono a casa tua. Ti sei fatto male, caro? No, ho rotto femore. D'altra parte dobbiamo sempre nasconderci. Beh, vieni su. Sì, ma con meno temperamento è perché io la terza volta che casco mi portano via con la barella. Vieni qua, Cici. Cici, vieni, ti mando in lussuria, mi chiamo nel frantoio, lo sai? Io non vorrei intromettermi, però la macchina è lei. E se la macchina è lei vuol dire che lui è in ufficio. Tanto meglio, così gli facciamo una sorpresa. Lo so, signora, ma non vorrei sembrare quello che mette in trallazzi, capisci? Cosa dice Peppino? Ci sono io, no? Sarà contentissimo. Se quelle poi singhezze, socchezzi. Come? Se si arrabbia, vai in escandescenza. Non si preoccupi, le ho detto che sarà contentissimo di vedermi. Andiamo. Facciamo il gioco del telefono. Dring, dring. Pronto? Sono la signora Pozzoni. No, mio marito non c'è. La signora Pozzoni. Adesso suona l'altro. Dring, dring. Mi vesti un po' da bene. Sì, un bel blanc de blanc. Pronto? Pelliceria? Sì, ecco, sono la signora Pozzoni. Ecco. Sì, il leopardo va benissimo. Ne prendo 2. Riccardo! Oddio mio! Sparisci. Chi c'è? Che sorpresa! Sei venuta a tenermi compagnia? Farabutto! E tu? È così che lavori, Guarda che io non ti capisco, Sto aspettando una telefonata da New York, bevevo un goccetto... E quella ragazza nuda che telefonava, Che ragazza? Quella ragazza nuda che è scappata di là, che telefonava! Non ho visto niente io. Ho visto... Peppino. Peppino! Yes? Hai visto una ragazza nuda che telefonava che è scappata di là? Una ragazza nuda che... Non ho visto niente io. Non l'ho vista neanche lui. Esaurita. Sgualtrina, sgualtrina, dove sei? Vieni fuori, sai! Ma scusa, cosa stai cercando, Cici? Ma io l'ho vista, lo giuro! Era qui che stava telefonando!
Oddio! Vabbè, questo fatto che qua dentro c'è una ragazza nuda, mi fa morire da ridere, mi fa. Cretino! Cosa fai, dell'umorismo adesso? Se mia moglie ha delle allucinazioni vuol dire che sta male. Non ti preoccupare, ci sarà un po' di esaurimento, poi passa. Perché piangi adesso? Perché sei in mutande! Sono le tasse che mi hanno ridotto così. Sì, sì, è vero, tutti gli industriali italiani, tutti in mutande stanno adesso. Sì. Riccardo, perdonami, sì. Io sono così ingiusta con te e tu sei tanto buono. Buono, come il pene. Come il pane. E io che ho detto, il pene. Monica! Ciao, zio. Ma giusto te cercavo, vorrei affidarti la parte di Desdemona nella recita. Perché quest'anno facciamo l'Otello di Shakespeare, perché non lo facciamo in inglese? Già, e poi chi è che vi capisce? Ah, a proposito, c'è un tale che vorrebbe delle lezioni da te. E chi è? Ma un certo Marconcini, sai, quel tizio che ti ha accompagnato a San Michele. Ah, sì, ricordo, un tipo simpatico, gentile. Ma è simpatico. Monica, tu sei un po' troppo superficiale. Quel tale è venuto in parrocchia e mi ha raccontato un sacco di storie. E mi sa che è anche un po' donnaiolo. Allora deve essere simpatico per forza, altrimenti non piacerebbe alle donne. Monica, io ho delle responsabilità nei tuoi riguardi. Senti, zio, io sono maggiorenne e vaccinata, eh? Qui rispetto tutti i regolamenti, però fuori dalla scuola mi devi lasciare stare, va bene? Monica, sii prudente. Sant'Agostino, vero, diceva? Sant'Agostino non era una donna, non aveva la mia età e per di più era un santo. Adesso vado in classe, va bene? E poi di pure a Marconcini, che io accetto di dargli le lezioni. E sta tranquillo, non mi mangerà. Ma Monica, i tempi sono brutti. Io spero che tu trovi un bravo ragazzo che ti sistemi una volta per sempre. Guarda che se io mi sposo, è lui che si sistema, capito? Che carattere questa Desdemona, farà diventare Otello bianco dagli schiaffi. Eccolo. Sibidi, sibide, fugace! Silenzio! Fusecchia, il tuo tema io l'ho voluto leggere per ultimo. E la schifezza delle schifezze! La tua ignoranza è monumentale! Achille lo chiamavano il Pelide perché era figlio di Peleo, non perché era pieno di peli come dici tu. Silenzio! Fusecchia, vieni qua, vieni a dirmi la poesia. Te lo chiedo in ginocchio, salvami. Fusecchia, so che ci sei, ti ho sentito, vieni qua. Sto qua, professore. Fusecchia sei? Ma professore, ma che mi ho baciato? Una fesseria simile, solo Fusecchia la poteva dire. Avanti, dimmi il passero solitario. Ma professore, ma questo è un nozionismo inutile, si potrebbe fare la ricerca del gruppo. Fusecchia, io ti avverto, se tu parli come quelli della televisione, io ti metto subito zero, così ti bocciano per la quarta volta e non ne parliamo più. Come non detto? Come non detto? Avanti. Il passero solitario? Sì. Il passero solitario? Il passero solitario! E tre. Il passero solitario è diventato uno stormo! Avanti, avanti, consentimento! Consentimento! Vien sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle! Consentimento! Fusecchia, Fusecchia! Che è? Ma che ti sente poco bene? No, perché? No, mi era parso di vederti boccheggiare. Sarà stato un miraggio. Ah, un miraggio. Va bene, allora, avanti, Fusecchia. Andiamo avanti. Andiamo avanti! Russo, lingua, uccellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle. Ah, che? Ma che è un passero da corsa? Sì, che è arrivato alla fine. Ho saltato una pagina. Una pagina? Ma perché c'è il libro? No, c'è la memoria visiva. Ma che memoria visiva? Fammi vedere le mani. Questa a destra, a sinistra, questo solo c'è, non ce n'è più, va bene. Allora continua con le mani in alto. Riprendi da eterra l'armonia per questa valle. Questa con la E chiusa, come dico io. Continua, consentimento, su. Ma professore, mi pare da stare davanti allo sceriffo. Va bene, non ti preoccupare, sceriffo, continua. La primavera? La primavera. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta. Bravo, professor Morlupo, l'ha fatto arrendere questo lazzarone, eh? E chi? Il signor preside. E chi devo essere? Non la vede la sotana? No. Sono mica Miss Italia, vero? Silenzio! Silenzio tutti! Silenzio tutti!
Vi avverto che la settimana prossima avranno inizio le prove per la recita. Intanto questa classe mercoledì effettuerà la gita al santuario di Santa Eufemia. Quota di iscrizione 10.000 lire. Io aderisco. Io pure. Io ci sto. Anch'io. Non affannatevi, tanto è obbligatoria. Peppino, parliamoci chiaro, Tu questi scherzi non me li devi più fare. E che ho fatto, commendatore? Perché hai portato qui mia moglie ieri sera? E quella ha insistito. Ma non ho capito, commendatore, che vi siete messi d'accordo? Anche mia cugina mi ha fatto la stessa domanda. Senti, Peppino, una volta per tutte, io ti voglio bene. Grazie. Veramente. Grazie. Senti, per non combinare altri guai, tu mi capisci, Evita di portare qui Leana un'altra volta. Vabbè. Ti aumento lo stipendio, ti nomino suo gorilla personale. Insomma, in parole povere, io non vi voglio vedere più. Ma più. Più o meno. Non vi voglio vedere finché non avrò condotto in porto un grosso affare che sto trattando con gli inglesi. Un grosso affare con gli inglesi, E mia cugina lo sa di questo affare? Tua cugina non sa niente e non lo deve sapere. Ah. Sarà una grossa sorpresa anche per lei, vedrai. Ah. Quindi non lo deve sapere mia cugina? No, non deve sapere niente. Sentite, commendatore, io vi voglio parlare proprio come un fratello. Voi siete un uomo di una certa responsabilità. Non dimenticate che voi avete una moglie, di conseguenza un figlio. E poi perché complicare di più la situazione? Avete anche una persona cara, che è molto cara a voi e molto cara a me. Sappiamo tutti di chi parlo senza fare il nome mia cugina. Quindi perché non lasciamo le cose come stanno? Non vi mettete grilli per la cab, commendatore, I sentimenti vanno rispettati, sono una cosa sacra. Come diceva sempre la mia povera mamma. Povera mamma? Ma perché è morta? No, povera mamma perché non c'è una lira. Addio! Apriti da te. Ecco. Preparare lo yoga per uscire di qua. Guarda che roba. Maledetta. Questa non è una macchina, è un dente cariato truccato da automobile. Secondo me, vero, con una macchina così, quello non ha una lira. Dio mio, mica è per i soldi, ma sotto c'è qualcosa. Bisogna stare attenti. Io non mi fido. Se è povero, mi è anche più simpatico. Eccolo! Lascia trattare me! Buongiorno, Don. Buongiorno. Andiamo. Che piacevole visione. Signorina, perdoni. Perdoni la consueta mascherata, ma sotto questi abiti proletari batte il cuore di un industriale. È una lotta continua. Che piacere vederla. Dunque lei vorrebbe prendere delle lezioni di inglese? L'inglese è sempre stato un sogno per me. Prego. Sì, prego, si asseggiali. Grazie. Ecco. Dunque, lei conosce già qualcosa di inglese oppure dobbiamo cominciare da capo? Qualcosa, insomma, conosco, qualche parola. Posso fare degli esempi? Sì, certo. Good morning. Buongiorno. Good evening, buonasera. Poi conosco anche... Water closet! Che vuol dire? San Michele, perdono. Poi conosco un'altra parola. I love you, che vuol dire ti amo. Va bene, ma parliamo di cose serie. Lei quanto è disposto a pagare? Wait, Don. Così a bruciapelo davanti alla signorina, io non c'ho neanche il coraggio di parlare del vil denaro. No, mio caro giovanotto. Lei lo deve trovare, il coraggio. Le va bene 10.000 lire a lezione? Ci pensi bene però, perché lei col fatto dello straordinario... Straordinario? Lo straordinario. Lo straordinario. Quello ha detto lui, lo straordinario. A questo punto entro io, Se permettete, il prezzo lo faccio io. Se vi va bene, Kawasaki extra veloce, voilà, scrive da sola. Allora, va bene, 20.000 per lezione, 20 lezioni anticipate? Ma mi sembra un po' esagerato. Niente affatto, il prezzo va bene, è giusto. E quando è che possiamo incominciare? Beh, intanto domani finisco le lezioni alle 11. Dalle 3 in poi sono libera. Alle 3 in albergo. In albergo? Ma che no? Perché no? Perché no in albergo? C'è tutto in albergo. È libero. Oddio, chi c'è là? Madonna benedetta, signore,
Sono io, Peppino. A momento mi fa prendere un colpo a polpetta. Sto vegliando sopra di lei, perché suo marito mi ha detto stai sempre sopra mia moglie e non la mollare mai. Come? Sto vegliando lei e i suoi gioielli, capisci? Ah, beh, cosa fa lì in piedi tutta la notte? Posso? Venga qua. Beviamo qualcosa. Beviamo? Whiskoli? Whisky. Anderocco. A me pochino, eh? Sì. Ma lei non dorme la notte? Beh, veramente soffro di insonniola, poi sono in servizio, sa? Lo sa che mi sembra di stare in un night, signora? Sì. Lei c'ha il vestito da sera. È carina questa, è venuta con... Beh, del resto neanch'io la notte riesco a dormire. No. Sono sempre così nervosa. Beh, sa, io ho letto su una rivista americana, no? Che gli indiani hanno un sistema per togliere il nervosismo, gli apascioli. Chi? Gli apascioli, gli indiani Cheyenne, quelli... sai come fanno? Quando si sentono nervosi, scendono a mare e con la pirocola... Con che? Con la pirocola, la barchetta, no? Ah, splendido deve essere. Beh, comunque, stanotte la luna c'è, il mare è vicino... Peccato, non c'è la pirogola. E che ce ne fregola, ci affittiamo un battino, è la stessa cosa, il mare sembra lì sta. Sì, facciano un fulmine. Senta, io dovrei dare delle lezioni di inglese. Mi può dare una stanza più grande, magari un appartamentino? Vediamo un poco. Le posso dare la 29, che è proprio lì vicino. Sì, va bene, me la fa trovare pronta? Certamente. Basta spostare le valigie. Senz'altro, signorina. Celestino? Che va domanda? La signorina del 27 passa al 29. Buon viaggio. Ma non va il lavativo. Si tratta solo di spostare la valigia da una porta all'altra. È una parola, ma tutto io tengo da fa. E fatti aiutare da Rosalie, tanto sta al piano, così le fai rifare pure la stanza. Rosalie, direttore ha detto di darmi una mano. Maledetta macchina, chi me l'ha data? Delinquente, stronzo. Dice a me? Oh, si figuri, per carità. È che alle 3 c'ho un appuntamento con la professoressa Sebastiani per una lezione d'inglese. Acqua. Stanza 29. Come faccio a presentarmi in questo modo? Guardi qui, quella merda di una macchina mi ha piantato un chilometro da qui. Non la metti in moto neanche con l'elettroshock, quella lì. Senta piuttosto, c'era una stanza con bagno per darmi una... Sì, sì, sì. Senta, dovrebbe anche farmi smacchiare la giacca, per piacere. Però ci vorrà un poco di tempo. E vabbè, quando è pronta me la manda. Senta, la stanza 27, la chiave 27, è sulla porta. Va bene. Terzo piano. Perché tu ti sei messo la gonta e rifiuti la realtà. Da retta a me. Questa qui se la fa con tutti, pure col preside. Se no che c'è a fa qua, lo vedi a scuola. Ma che ne sai, te può darsi che viene a chiedergli un consiglio. Sì. Bene, allora... Zitto, eccola! Monica, mi raccomando, vero, ricco o non ricco, se allunga le zampacce e mettilo a posto. Meno male che sei mio zio e prete, altrimenti ti risponderei male, sai? Ma no, io non ti voglio offendere, lo so che sei una brava ragazza, che tu per me sei come una figlia. Sì, lo so, lo so. Sta tranquillo. Ciao. Ciao, gelosone. Andiamo, va. Sei convinto ora? Quella è una puttana. E tu sei un vigliacco. E tu sei uno stronzo. Ah, come al solito, eh? Più di mezz'ora di ritardo. Oh, e non me sta rompe. Ma io mi segno tutto, sa? Tu a me non mi freghi. Tra l'altro questo si mi fa incazzare lo spacco. Celesti, rispondi tu! Ehi, rispondi, ma te io devo fare qui? Oh, sti ragazzi più li paghi e meno vanno a lavorare. Pronto? Ah, sì. Sì, sì, so capite, so capite. Provvediamo subito. Chi era? Era la stanza 27. Dice che la doccia non funziona. E chi se ne frega? Figurate a me. Stanza 27? Ma questa è lei! L'acqua è tornata da sola, meno male. Oh, bella porcona mia! Voilà. Oddio! Buongiorno! Ma hai toccato il culo a me! Lei, commendatore? Sì, è il corpo mio, lo gestisco come mi pare! Va bene? Sì. Disgraziato, vai fuori di qua. Vado. Va a casa. Va a casa. Abbraccia la tazza del cesso e cantagli non so degno di te. Nano pederasta. Non c'è niente. Ma che tempi. Anche nelle docce si rischia il culo adesso. Roba da matti. Armandino. Che c'è?
Senti, volevo chiederti scusa per quello schiaffo. Se ti dico quello che ho visto adesso, mi rompi la testa. Perché? Che hai visto? Parla, oh, che hai visto? Oh, sì, me meni prima che parlo, figurati dopo. Dai, su, parla, non mi tenere sulle spine. Niente, ho visto tuo padre nella stanza della professoressa. Mio padre? Che ci faceva lì? Che ne so, io quando sono entrato era nudo, faceva la doccia. Ma non dire fesserie, dai, quello nemmeno la conosce. Sì, sì, sta sempre con la testa fra le nuvole. Toh, guarda! Ma quello è mio padre. E beh, ma io che t'avevo detto? Sì. Allora ha ragione Armandino. Ecco Marcini, se vogliamo fare presto, con questo manuale si troverà benissimo. Sì, sì, grazie, grazie. Ma io non c'ho premura, sa, non ho premura, anche perché con lei si sta così, così bene. Senta, signor Marconcini, sì. Io vorrei chiarire subito una cosa. Quando io insegno, insegno e basta. Va bene? Ecco, allora questo vuol dire che magari quando ha finito di insegnare può venire con me fuori di qui, in qualche altro posto, a bere un drink. Perché no? Se sarà bravo, se si tratta di un drink, perché no? Guardi che ci conto, eh? Vado avanti. Bene. Come le ho già spiegato, questo manuale è diviso in 30 lezioni. Che bello. Facendo una lezione al giorno, lei imparerà molto presto a parlare l'inglese. Sarà uno scolaro modello. Vieni. Ma qui non si sente niente. Bello, non ci può. Le voci vengono di là. Ah, sì? Niente, niente. Ma che fenomeno che è lei. Vorrebbe fare anche la seconda. Mi creda, signorina, con lei mi sento un leone. Anche tre al giorno le farei. Oh! Ammazzalo che padre. Peggio di quello della Bibbia che vuole ammazzare il primogenito. Come si chiama? Giacomo, Giacobbe, già mi ricordo più. Va bene, Petruzzelli, al tuo posto. Ok, per oggi basta, ci vediamo mercoledì. Arrivederci. Arrivederci. Ah, a proposito, un vostro compagno mi ha scritto una lettera. Dice che intende interrompere il corso di inglese. Niente in contrario. Purché si faccia trasferire ad un'altra scuola. Goodbye. Arrivederci. Ma sei stato te? Sì, la odio. Ma che te frega? Al mondo ci stanno 2 miliardi di donne. Va bene che 1,5 miliardi mi faccio io. Ma nell'altro 0,5 miliardo ti pare che non trovi la donna per te? Carlo, Carlo, ma via il professor Morlupo se famo tu risate. Ma sì. Questa è la guardia e ragioneria. Sì. Venga, permette che l'accompagniamo a sedere? Lasciatemi in pace! Lasciatemi in pace! Lasciatemi in pace, ci metto da me! Si accomoda, professor! Ci metto da me, ci metto da me! Zitti, zitti, piano! Silenzio! Allora, oggi, prima di interrogarti, voglio spiegarti ancora una volta le conseguenze della pace di Vienna. Liscio, liscio. Silenzio. Dopo la caduta di Napoleone. Il carico, il carico. Il carico? Ma quale carico? Adesso me lo do io il carico. Oddio gli occhiali. Per fortuna che non si sono rotti. Sennò quando ci vedevo più. Chi è stato? Chi è stato questo delinquente mascalzone? Io vi faccio sospendere a tutti quanti. Professore, sono stato io. Io chi? Io, Bolzoni. Allora, vuol dire che domani vieni accompagnato da tuo padre. D'accordo. Allora, mettetemi subito a posto la cattedra, se no io lezione non ne faccio. Interrogatorio. Ecco, professore, la cattedra è a posto. Dimmi pure la lezione. Torna a posto, torna a posto. Ma non credere che io mi sia dimenticato. E domani ricordati, vieni accompagnato da tuo padre. Con questa scuola di oggi non si capisce più un ghezzo. Adesso poi ultimamente è molto preso. Preso da che? Beh, preso dagli affari internazionali che ha. Ma che scherzi, quello è in casinetto. Adesso c'è un affare per le mani in Inghilterra. Pensi che sta imparando pure l'inglese. Inglese? Sì. In Puglia? Eh sì, se poi va a Londra impara pugliese. È carina questa, eh. Sì, sta imparando l'inglese da una bella ragazza professoressa di lingue. Molto bella, giovane e breve, professoressa. Ah, bella, brava e poi giovane? Yes, sì. E chi è? E chi è? I don't know. Dunque, io ti posso dire solamente nome, cognome, indirizzo e quanti anni ha. Vuoi sapere? Guardi che me l'hai chiesto tu, eh. Dunque, si chiama Monica Sebastiani, c'ha 26 anni e sta all'albergo Semerero dove dà lezioni di lingua al commendatore, in camera.
lezione di lingue in albergo. Eh beh, viene meglio, sai. E lo compagni tu? Io? Ma che scherzi? Io ingolletto la moglie. Ingolletto? Io devo stare ingolletta la moglie, me l'ha detto lui. Sta ingolletta mia moglie, non la mollare mai. Che poi non lo so se lo fa per tenere lontana me o per tenere lontana la moglie. Ma tu che ne pensi? Ma non pensavo. Questa che è la quarta ragioneria? Pare proprio di sì. Dei doti. Chi manca? Pochi. Che vuol dire pochi? Voglio i nomi. Bolzoni. Permesso? Buongiorno, professore, sono io, Bolzoni. Mi ha accompagnato mio padre. Papà? Vieni, vieni. Avanti, avanti, d'accordo. Buongiorno, professore. Oh, signor Bolzoni, piacere di conoscerla. E bravo Bolzoni, non sapevo che tuo padre fosse un pezzo d'uomo alto così. Si fa quel che si può, ma mi parli di questo delinquente di mio figlio. Beh, delinquente, un vendatore, vero, sono giovani, si sa. Tutti in gioventù siamo stati ragazzi, lei mi capisce. Magari oggi questi ragazzi esagerano un po'. E se non gli si mette un freno, rischiano di fare una brutta fine. Questo sì, questo sì, questo sì. Gli occhi, hai gli occhi! Come gli occhi? No, no, niente, questo periodo mi si è abbassata molto la vista. A chi lo dice? Piuttosto, signor Bolzoni, cerchi di seguirlo anche lei un po' più da vicino, Sarà mio dovere. Non voglio farle perdere altro tempo prezioso, Bolzoni. Molto piacere di averla conosciuta, molto lieto, molto lieto, molto lieto, molto lieto. Vai, vai, vai a posto. Su, vai, poi ne riparliamo a casa, vai. Oddio, che disgrazia, si è rotto in due. Strano, la signorina Monica oggi non si è presentata alle prove. Forse avrà delle ripetizioni da fare. Come facciamo? Allora io per ora sostituisco la signorina, faccio del demona, va bene? D'accordo, professor Morlupo, però ci deve mettere un pochino di grazia. Ah, un po' di grazia, certo, faccio così. Oh, no! Oh, creatura del mondo giovane che viene dal momento... Schultz, è possibile che non capisci? No, più enfasi nelle battute d'amore, vero? È una parola, il fatto è che strombolo non è che mi spera tanto, Va bene, comunque io ci metterei un po' più di dolcezza nelle... Siete desiderato al telefono? Sì, vengo. Morlupo, non è difficile. Le scarpe. Ah! Concini, sì. A quest'ora, cosa fa qui? Adesso glielo spiego. Signorina, signorina, la prego. Per favore mi aiuti, sono inseguito. Inseguito? Sì. Ma inseguito da chi? Non lo so, non lo so da chi sono inseguito, sono in pericolo, mi credo, mi vogliono rapire. Rapire lei? E perché? Non mi faccia domande, per piacere, non mi faccia domande, sono terribili, uno piccolo, uno alto, c'hanno la lancia termica, capito? Ma perché non ha preso una stanza qui in albergo? Ma dico, ma lei è impazzito, una stanza qui nell'albergo. Nessuno deve sapere che sono qui. Sono venuto di sfuggita, sono scappato. Adesso, cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Beh, pazienza, ho capito. Vuol dire che stanotte la passiamo qui. E poi domani le spiego, E noi saremo tutto ricchi, caro Marconcini. Da quello che ho sentito, si è messo in un bel impiccio. Beh sì, c'ho paura, i rapimenti, la strategia del terrore, i bombardieri, io me ne vado subito, buonasera, me ne vado, tolgo il disturbo. Ma dove va? Stia qui con noi. Con voi? Sì, qui con noi, dopo quello che ha raccontato è imprudente uscire questa sera. Stia qui con noi calmo e tranquillo, sì. Si accomodi, assaggi, come va di sale? Assaggio come va di sale. Ho preparato una bella cinetta, come va? Oddio mio! Di sale va benissimo, ma brucia della Madonna. Oh, 4, 2, 6 e 1, 7. Scopa. Quindi sono 4 di mazzo, 4 scope e 3 che ne avevo prima sono 11. E con questa, caro Marcocini, sono 5 partite che io vinco questa sera. Va bene, io vado a letto. Voi continuate pure. Domani mattina abbiamo una gita, non scordate. Sì, cara, vai pure. Prego, buonanotte. Vai pure, vai pure. Beh, vista l'ora tarda, pago e tolgo il disturbo, Don Marcello? Ma no, ma lei scherza, ma stia qui, le tengo compagnia io, non la lascio sola Marconcini, proprio questa sera, si immagini, anzi, stiamo qui, ci facciamo le nostre partitine a scopa ancora. Senta, vuole che ci beviamo un punte mes, che ne dice? Beviamoci un punte mes. Così ci tiriamo sul morale, va bene? Ce n'ho bisogno. Le carte stanno a me, Le carte stanno a lei, sì. Ecco qua. 90.000... 95.000.
Ma come? Avete fatto tutta la notte in piedi? Mi ha cercato qualcuno? No. Ma zietto, non ti sei mica scordato la gita, vero? Una sciacquata al viso e sono pronto. Anzi, senti, prepara un buon caffè. Lo prende anche lei, Marconcini? Con quel che ho pagato, due caffè per me. Bello scherzo da prete però, eh? Con rispetto parlando. No, grazie Armandino, magari stai attento a non farmela cadere addosso. Allora per non correre questi rischi me la getti dal finestrino. Lo certo, dai a me. E vola, vola. Ma Carlo, ma che hai fatto? Mi sembra un funerale di terza classe. Per forza. Se penso che quella lì sta venendo da sola in macchina col professore di ginnastica, l'ammazzerei. Perché sei un fesso. Pretendi che sia una santarellina a tutti i costi. Ma è meglio che sia una donna facile, no? Sarà facile pure per te, da retta un amico. Armandino, che? Se sei un amico mi devi fare un favore. Ehi ragazzi, ma che gioventù bruciata siete? Coraggio, cantiamo, su, forza, forza! Signor Preside! Signor Preside! Vola, 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 dai, canta anche però tu. Che peccato! Che sperla che t'ho dato! E non c'è prova più! Ma ehi, Fusecchia, ma che vuoi, insomma! No, niente, dice che questa bella giornata ti dà un farla a piedi, no? Sì, bravo, sì! Ma che a piedi? Sei impazzito, ci sono ancora 20 chilometri! Ma no, professore, conosco io una scorciatoia, saranno al massimo 5 chilometri! Bravo, magnifico! Dove? Dove? Un pochettino più avanti! Ecco! Ecco lì la prossima curva! Leggiù, 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 leggiù! Bravo Fusecchia, bravo! Ferma, ferma, ferma! Forza ragazzi, scendete, scendete, dai! Dai, dai, scendi anche tu! Avanti ragazzi, si va a Santa Eufemia! Si va sulle montagne! Dove la neve, a tutte che bagnerà! Forza professore, gambe, gambe! Adagio, adagio! Che siamo a Santa Eufemia? Il mare c'è! Bello il mare! Professore, che c'è? C'è bisogno di lei. I ragazzi hanno preso la scorciatoia e uno di loro è caduto e si è fatto male. L'aspettano con la cassetta di medicazione. Certo, per fortuna la porto sempre dietro. Mi scusi tanto, signorina, ma soprattutto il dovere. Fammi scendere, sventurata. Però che imprudenza. Lo so, per di là, guarda. È lontano? Se corre 5 minuti. E se non corro? 10. Cazzarelletta, allora corro. Sì, via così. Ma forse sarà meglio che vada anch'io. No, no, il preside mi ha detto di aspettarlo con lei al santuario. Mi dispiace di averla privata della compagnia del professore. Non preoccuparti. Una compagnia vale l'altra. Non è detto. Il professor Strumolo è un saltimbanco molto divertente, no? Ah, sì, certo. Però sono divertenti anche quelli che si fingono sdegnati perché non hanno voglia di studiare e scrivono lettere di rinuncia. C'è chi si ubriaca e perfino chi si droga. Quando si è disperati si può fare di tutto. Signor Preside, ma non ci possiamo fermare qui. Ah no, dobbiamo andare a Santa Eufemia, scusa. Anzi, dov'è la strada, eh? Dov'è? La strada, dov'è? È da là. Ah, bene, allora avanti, forza ragazzi. Il professor Morlupo. Non lo so, non è con noi? No. Vabbè, non si perderà mica. Mi scusi, signor Preside, faccio un goccio d'acqua e vengo subito. Dunque, sei tanto disperato? Se disperato significa pensare sempre alla stessa donna, desiderarla. Non poter fare a meno di lei, allora sì, sono disperato. Ma vedrai che ti passa. E mi potevi dare un passaggio, no? Ma cammina da solo. Coraggio, siamo arrivati. Venite, seguite me. Non vi preoccupate, ecco, di qua. Don Marcello, eccomi. Tenga i medicinali. Si è fatto male, professore. Professor Strumolo, chi è che si è fatto male? Ma nessuno, noi siamo tutti bene. E allora perché ci siamo fermati? Ma... Dove siete? Quanti alberi, mi sono perduto nel bosco. Ma che fai? Che cos'hai, Bolzoni? Mi sento male. Stai attento. Fermati, Bolzoni. Carlo.
Ma perché con gli altri sì e con me no? Esci subito di qui! Io non volevo dire... Via! Ma che fai? Beh, meno male che sono soltanto 5 chilometri a piedi, eh? Altro che 5 chilometri! Qui sono 3 ore, è vero, che si cammina! Ma questo santuario dov'è? Ma che dice, ne avranno mica abolito! Eh? Padre, ecco laggiù! Ragazzi, professore, siamo arrivati! Ma quella è l'osteria di prima, ci siamo passati 2 ore fa! Per me, venite, siamo arrivati! Ragazzi, camerieri, spaghetti per tutti! Signor Preside, signor Preside, c'è il professor Morlupo lì. Ma professore, ma che è successo? Mi ero perso e mi sono fatto accompagnare dalla signora. Uno, due, hop. Prego, prego. Bene così, in avanti. Uno, due, hop. Mi scusi. No, no, non è niente, sto benissimo. Prego, prego. Uno, due, hop. Non si preoccupi, non si preoccupi, va bene così. Uno, due... Le ho fatto male. Anzi, è l'esercizio completo. Buongiorno. Oh, avanti, avanti, ragazzi. Professoressa, che me ne importa. Armandino, dove... Ma lo vede che fanno? Ma no. Dai, andiamo. Allora è d'accordo, signorina? Sì, va bene. La porterò in un bel posto, ci divertiremo questa sera, vedrà. Sì. Andiamo prima a cena e poi a fare 4 salti. Va bene. Senti, che fai? Niente, lei è dentro che fa la dolce, lui dal di fuori gli sta parlando. Gli sta dicendo che la porta prima a ballare e poi a casa sua a recitare. E lei ci sta? Eh sì. Vigliacca. Non mica detto, eh. Carlo, mi sono intrecciato, fammi scendere. Allora, arrivederci a stasera, professore. Certo. La mano. La vengo a prendere io, come d'accordo. Arrivederci. A tutta l'ora. Avanti, ragazzi, forza, forza, muoversi. Stammi qua, via questo pallone, mannaggia il football e chi l'ha inventato. Oh, dunque, oggi vi faccio vedere gli esercizi di distensione. Cominciamo con la pertica. Dunque, ragazzi, attenzione. Per fare la pertica bisogna avere una presa delle mani ben salda. Così. Uno, due. E poi via con un piccolo slancio. Hep. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Non è difficile. Oh, aiutatemi! Quando pesa e chiedi, Mario? Ho levato adesso da un trullo! Ecco, questo è l'esercizio completo. Avanti, avanti! Quante volte vi devo dire che qui si esercita lo sport puro e il calcio lo fanno soltanto i miliardari! Via questo pallone! Vedrai che i fanghi di Abano fanno benissimo. Ciao, tesoro. Oh, Amelia, sì. Mi raccomando, Carlo, sì. E mi raccomando, oh, a te. Tranquilla, tranquilla. Oh, ciao, tesoro, ciao. Farò tutte le sere. Lo faccio tutte le sere, stai tranquilla, vai. Senti un po', tu, vieni qua. Comandi. Vieni qua. Guarda che io voglio sapere in ogni istante della giornata dove siete. Va bene. Telefona, non ti preoccupare, telefona. Sì, commendatore, mi raccomando, telefona. Lei va dei 600, vai, eh. Vai, vai dentro. Mi raccomando, telefona. Se non ci sono io, c'è l'Amelia, va bene? Yes. Ciao. Ciao, buon viaggio, buon viaggio. Ciao, amore. Sempre dritto, anche se c'è il muro, dritto. Ciao, ciao, ciao. Te vieni qua. Prepari immediatamente la stanza per gli ospiti, vai. Uomo o donna? Sono augelli miei. Mi metto immediatamente il mio tairino gessato con gonna pantalone a quei due là. Te! Pronto? Monica? Sì, sono io, chi è? Io che Gina. Ah, è lei, Strumolo. Mi dispiace proprio tanto, ma questa sera non possiamo andare a ballare. Eh sì, mio fratello ha avuto un piccolo incidente. Lei mi capisce, no? Arrivederla, sarà per un'altra volta. Ma devo proprio fare un salto là. A prendere un antidolorifico perché non gliela faccio più. Che dolore.
Ecco qua. Grazie tante, agli ordini. Ah, eccola qua, la più bella professoressa del mondo. Come va? Bene, grazie. Come siamo belli, come siamo eleganti. Dove l'ha presa tutta questa bella roba? A Roma, da Albanese. Che gusto, che gusto. Venga, venga, ci sono un sacco di novità. Che novità? Sì, adesso le spiego. Spero che lei non abbia impegni, però. Prima di tutto vorrei chiarire alcune cose. Auguri. Perfetto, andiamo al ristorante e chiariamo tutto. Si accomodi. Ah, signorina, volevo dirle una cosa. Mi sono permesso di pagare il suo conticino. Perché avrebbe pagato il mio conto? Questo è niente, ho dato ordine di portare le sue valigie in casa mia. A casa sua? Sì. Mia moglie non ha voluto sentire ragioni. Mi ha detto, visto che la signorina ti insegna l'inglese, tanto vale tenerla in casa nostra come ospite, poveretta, non c'è mica torto. Ah, la signora ha detto così? Sì. Chissà come ci rimarrà male sapendo che io rimango qui in albergo. Oddio no. Allora, ce n'è uno alle 17.20 e uno alle 18.40. Beh, quello delle 18.40 mi sembra meglio. Se no, ce n'è uno alle 21 e questo mi sembra il migliore perché è rapido. È così, parto con questo. Principale? Maridaglie, oh, sei peggio di Roscino, le stai a bombardare le palle. Ma vuoi faticare un poco? Io vado a scuola, oh, sono impegnato. Mamma mia, ma chi? Buonasera. Sì, vorrei una camera con il bagno. C'è? C'è l'appartamentino 29, è stato liberato proprio adesso. Bene, il 29 è un porto fortuna. Ah, Celestino, la faccio accompagnare. La accompagno io. No, non ho bisogno, non ho bagagli. Senta, la chiave deve essere su perché hanno fatto la stanza adesso. Terzo piano. Terzo piano, grazie. Amico, mi ti fa un piacere. Ah, no, se ne parla domani, oggi è troppo tardi. Ma sai con quella come mi è bello, scherzo una doccia. Ma vergognati. Ma se l'ha inventato te. Sì, ma non era tardi come stasera. Te pago un'ora di straordinario. No. Un'ora e mezza. Due ore. È fatta, vai. E come me ne vado se mi tieni i posti? Va là! Pronto? Pronto? Sì? La doccia non funziona. Non si preoccupi, l'idraulico viene subito. Si faccia presto, sono rimasta insaponata. Chi è? L'idraulico! Ammazza che sveltezza! Dove sta il tubo? E lo chiedi a me? Ah già, sono io l'idraulico! Ma lei chi è? Mandrake? Questo non è niente, non sai quello che avviene adesso! Ma bella doccia anche te? E io dopo che ho lavorato me lavo sempre! Io mi chiamo Vera, piacere. Il piacere è tutto mio. Ma che fai? Non è lei, è un'altra. Va, va, va. Avanti. Che cosa c'è? Signorina, io sono venuto per dirle che... Speak English, please. Eh no, qui non siamo a scuola. Io ho l'inferno nel cuore, inferno non so nemmeno come si dice. Ma vuoi metterti in testa che tu sei un ragazzo e che io sono la tua insegnante? D'accordo. Ma io mi sono innamorato di lei. Io l'amo. È falso. Tu sei uno sporcaccione che cerca di prendermi con l'inganno. Prima con la doccia, poi fingendoti svenuto. Tu sei un ipocrita. E a me gli ipocriti non piacciono. Va via. Ah, devo andarmene, eh? Però quel signore che viene qui tutti i giorni può starci. Perché quello è ricco, non è vero? Un po' barzotto, ma ricco. Senti, serpentello. Ho giurato a me stessa di non picchiarti mai più. Non costringermi a dimenticarlo, va bene? Se io sono un serpentello, quel ricco lì è un serpentone perché è mio padre. Chi, Marconcini? Si chiama Bolzoni, come me, fa l'industriale.
Perché mi ha dato un falso nome allora? Perché i ricchi sono fatti così. Prima si ingrassano fabbricando salami e poi hanno paura. Sa cosa le dico? Se lo tenga stretto il suo serpentone, io la saluto. Vidal presenta i giganti. Crema e spuma Vidal. Emolienti e idratanti. Nuova crema e spuma per barba, formato gigante. Avanti. Ti prego, vattene, non è il momento. Ma come, allora la notte scorsa? L'ho dimenticato. Dimentica anche tu. No, non voglio, lasciami. Aiuto, aiuto. Non gridare così. Se veramente lo vuoi, me ne vado. Lasciala, hai capito? T'ammazzo, ma che vuoi? Ma che sai? Tu non la tocchi. Diamolo in golfo, questo. Ma che succede? Ma che gli prenda questa, è impazzito? Sono felice con te. Oh, caro, anch'io ti amo. Se solo potessi Carlo. Ma sai in che situazione sono? Carlo, sto nascondendo. Ma che è successo? Come ti senti? T'ha baciata. Non Chi? Puoi insistere così. Sapessi quanto soffro con questa storia. Ma è la radio. Povero caro. Ti ha fatto male? No, sto benissimo. Non mi ha fatto niente. Ma aspetta, dove vai così? Prendi un po' d'acqua. No, ho fatto finta. E poi io sono un ipocrita, no? Mi sembra. Sì. Mi pare che il libro qua lo tenevo. Eccolo, è questo. Sì. Use, costume, comportamento nella nostra società. Ho mandato a chiamare Cassio, che venga qui a parlarvi. Un raffreddore molesto e fastidioso mi tormenta. Prestatemi il fazzoletto. Ciu! Salute! Grazie, professore. Prego. Ma non questo, quello che vi diedi io. Non l'ho qui. Quel fazzoletto lo consegnò a mia madre, una maga egiziana. E morendo, mia madre lo diede a me. E mi disse che quando... Il destino! Che quando l'intestino... Il destino! Che quando il destino mi avesse ammogliato, di consegnarla a mia moglie. Per cui perderlo o darlo via sarebbe causa di... Sarebbe causa di mali! Sarebbe causa di indiani! Di mali! Sarebbe causa di maiali! Gli occhiali! Gli occhiali! Li ho trovati! Li ho trovati! Allora, volesse Dio che io non l'avessi mai visto! Il fazzoletto, portami! Però Desdemona è brava! È vero! Ma via, che un uomo così bravo il non lo trovate più! Il fazzoletto! Siate buono, parlatemi di Cassio! Il fazzoletto! Un uomo che per tutta la vita... Il fazzoletto! E vai a Dava! Il fazzoletto! Professore, ma che fa? Vada dietro le quinte! Oh, certo, sì, dov'è? E qua? Mi scusa tanto, signora, mi scusi! Vorrà scusare, eccellenza, mi scusi, sa, per alcuni di loro è la prima volta che recitano, mi scusi tanto. Però Desdemona è molto bella. Ah, sì, è mia nipote. Non l'avevo mai visto. Ah, Petozzelli, mi raccomando. Dunque, tu entri, ti metti davanti a Desdemona, dici la tua battuta ed esci lentamente. Dagli di scena. Vai, adesso! Non controllo più la mia forza. Petozzelli, ancora qua sei. Vai in scena, vai! Oh, dolce Madonna! È partito come un siluro. Che te lo credo, guarda che gli ho messo sotto le scarpe. Lo credereste? Crederlo, Iago. Sì, signor mio. Ma statene pur certo che non giurerà di non averlo mai detto a me. E che ha detto? Di essere in coscienza, non so. Ma che cosa? Oh. Che cosa non so? Di essere stato a letto, non so. Di essere stato a letto? Non so. Con lei? Con lei o su lei? Come volate? Come volete? Con lei, sopra di lei. Come volete? Baciatemi! Eh? Qui c'è scritto baciate. Baciatemi! Baciatemi! Ha visto il soffitto, eccellenza? Ma che c'entra il soffitto? Tolga il braccio. Ha bisogno di un restauro. Vedi, guardi, c'è un buco proprio lì, guardi. Ma va, che roba. Si sono baciati.
Morlupo, ma che cazzo leggi, Grand Hotel? Manca molto alla fine? Se il pubblico resiste, ancora un quarto d'ora. Va bene, grazie. Grazie. Domani mi ucciderai. Lasciami vivere stanotte. Ora è deciso. Subito. Il tempo di dire una preghiera. È troppo tardi. Speriamo bene. È morta? Che fa? È morta? Sta morendo? Sta morendo? No, la sta soffocando. Sta soffocando. Dov'è quell'avventato e sfortunatissimo uomo? Se intendete colui che fu Otello, eccolo qui! Come morta sei bellissima. Oh! 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 Eh no, devi stare con gli occhi chiusi. Se sei morta, non devi muoverti. Ma come ci prova il Pierlone? Ma che fai? Sei impazzito? Carlo! Ma cosa fai? Fate silenzio voi, quel cazzo lì è mio figlio! Ma Desdemona non era morta. Sa, i ragazzi hanno in mente, vero, il prossimo anno di fare il seguito della recita e speriamo tutti che anche lei sia ancora con noi, eccellenza. Commendatore, al telefono. Adesso? Sì. Oh, signor, permesso. Strappatemi la spada! Sono morto. Non mi dispiace. Ti voglio dire... Oh, Vera. Vera, scusami se sono sparito così all'improvviso, ma ho avuto molto da fare. Non ti preoccupare. Non sono venuto qui a cercare te. Ah, no? Sei venuta perché ti piace Otello. No, mi piace Iago. Perché non l'ho... Iago il nano. Ma cosa pensi di essere, Biancaneve? Per favore, vai via. Armandino è molto geloso, Non mi cercare più. Dì, guarda che Biancaneve era mora, eh. Uffa. Sei pronto? Chi parla? Chi è? Sono io, Peppino, commentatore. Come chi parla? È tutto il giorno che vi sto cercando. Dove cavolo vi siete cacciato? Ma perché? Cosa è successo? Siccome avete detto di avvisarvi dove siamo, vi voglio dire dove siamo, ok? Dove siete? Nelle Hawaii. Ah, vai. Ma cosa fate lì? Tante cose facciamo. Adesso ci passo la sua signora, vostra moglie. Sì, amore, vieni che c'è quel tuo marito al telefono. Sì, amore. Pronto? Riccardo! Ciao, Ceci. Ciao, caro. Senti, volevo avvertirti che ho dato ordine al mio avvocato di trasferire il capitale dell'azienda, che è tutto mio, all'estero. Ma siete impazziti, mi volete rovinare? Io voglio solo divorziare. Posso? Senti, amore, scusa Riccardo, ti volevo dire una cosa. Ma tu che cazzo pretendi che una persona di classe come Leana sia ancora con te? Viaggi ancora con la 600 multipla, Sentirete presto parlare di me. Ho riacquistato la libertà. Hai finito di nasconderti, Walsoni. Adesso se non tiri fuori un po' di miliardos, facerai con nosotros parecchio tempo. Se si mangia bene, posso passare anche tutta la vita. Oddio. Domandate a quel demonio lì per che cagione mi ha così invischiato. Anima e corpo. Non domandatemi nulla. Quel che sapete, sapete. Da ora in poi non aprirò più bocca. Oh, portatemi dall'altra parte. Sì, ma acqua in bocca, eh. Non trovo. E allora se tu sei il demonio, questo non differisce. Chi è entrato, eh? Sei morto. Eh? Sei morto. Ah, sono morto, eh? Oh! Io vado subito a Venezia. Mi recherò alla Serenissima Repubblica e riferirò con angosciato cuore questi angosciosi eventi. Che succede? Carmina. Ma perché mi picchi sempre così? Questo è uno schiaffo d'aggiornamento. Ma tu,
Non li leggi i giornali, tu? Non lo sai che oggi la condizione della donna è cambiata? Devi metterti in testa che io non sono un oggetto a tua disposizione e l'iniziativa la prendo quando voglio io.